Le vite degli eroi, la potenza creatrice del pensiero. Amadeus Wolven, a cura di VB. Un tempo erano le vite di eroi, di saggi, di santi, degli uomini che avevano lasciata dietro di sé una scia di luce, a ispirare pensieri e propositi elevati a quei giovani che oggi vengono indottrinati e strumentalizzati da demagoghi privi di scrupoli. Le vite degli uomini illustri di Plutarco non erano ignorate nelle scuole. Le biografie di quelli che avevano dato prova di fede, di ardimento, di coraggio erano lette e ammirate. I pionieri di imprese esemplari, i portatori di idee costruttive, suscitavano sentimenti nobili e sani. Le figure di inventori, scopritori, navigatori, esempi di fiducia, di pazienza, di volontà, fino al sacrificio. Modelli cui ispirarsi per ideali più alti erano pure le vite di artisti, di poeti, di filosofi, di uomini di scienza e di lettere. Molti, ispirandosi a quei grandi, sono usciti dalla morta gora del pensare mediocre e delle azioni meschine, elevandosi a più spirabil aere. Alfonso Rodriguez così scrive nel suo libro Esercizi di perfezione. Avrà pensieri buoni e santi chi si darà ad esercizi spirituali di lettura, meditazione e orazione o si occuperà in opere buone e sante. Mentre, se durante il giorno non attende a queste cose, ma a pascere i suoi sensi di cose vane e impertinenti, saranno i suoi pensieri simili a queste cose. Una similitudine, riportata anche da Sant'Anselmo e San Bernardo, è che il cuore dell'uomo è come la pietra del mulino che macina sempre e dipende dal mugnaio. Fare che macini orzo o grano o altro, macinerà quello che vi mette dentro. Commento. Amadeus Wolben, Amedeo. Scusami, maestro, ma adesso sono certo che tutto ciò che avviene dopo è più evoluto di ciò che è avvenuto prima per legge divina.